Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. E buongiorno ladreschi lettori e benvenuti nel nostro podcast settimanale dedicato alla lettura in recensione, la nostra book review in podcast della settimana. E come vi anticipavo ieri in Good Morning Milano, oggi continueremo ed approfondiremo la conoscenza del nostro ladro d'eccezione, ovvero Rocambole. Non vi nascondo che, come anche il suo autore, ci è entrato nel cuore e dal momento stesso proprio in cui mi è stato additato come papabile paladino del covo della ladra, appunto la nostra libreria del giallo e del noir e del fantasy che aprirà a fine ottobre. E così è accaduto. Ebbene sì, la magia e la scintilla dell'innamoramento è scoccata, si è accesa. Come vi raccontavo ieri, la sua prima avventura, L'eredità misteriosa, quella in cui assistiamo alla nascita vera e propria del suo genio del male, della sua figura come genio del male, sarà appunto la ricompensa pensata per i sostenitori più generosi della campagna di crowdfunding che stiamo seguendo e abbiamo aperto su Eppela. E ieri ci chiedevamo proprio che fosse mai in realtà questo ladro gentiluomo creato dalla penna di Pierre Alexis Ponson du Terrail nel 1857. Ora, abbiamo detto che è il primo ladro gentiluomo della letteratura moderna dopo il leggendario Robin Hood, che affonda le radici molto più indietro nel tempo. Abbiamo detto che, come il successivo Fantôme o Arsène Lupin, si tratta di un feuilleton, ovvero di un classico romanzo di appendice che subisce periodicamente, veniva pubblicato periodicamente sui giornali dell'epoca. Abbiamo detto anche che quando il suo autore, Alexis Ponson du Terrail, ne scrive la prima avventura, appunto L'eredità misteriosa, nel 1857, non è nient'altro che un autore da quotidiano, da giornale, appunto da feuilleton, da romanzo di appendice. Scrive in modo poco curato, non ha dei particolari colpi di genio che tali da farlo rimanere impresso nei suoi lettori, insomma scrive per essere pagato, detta molto banalmente. Eppure con Rocambole raggiunge un livello di popolarità inaspettato che lo porta a scrivere 8 capitoli di questa vera e propria saga, rimasta incompiuta a causa della sua prematura morte, e che verranno addirittura portate avanti e completate da altri autori che appunto vennero dopo di lui. Ma quindi, questo Rocambole, perché ci piace tanto? Ebbene, disse lo scozzese, guardate, vedete voi questo gigante che si allunga e svolge le sue spire immense sulle rive di un gran fiume, questa Babilonia moderna, 10 volte più vasta della Babilonia antica. Là, il delitto è compagno alla virtù, lo scroscio di risa si incrocia nell'aria col grido di dolore, il canto d'amore col pianto della disperazione, il forzato cammina col martire sullo stesso marciapiede. Non credete voi che un uomo intelligente e ricco possa rappresentarvi una gran parte? Infatti, rispose il Don Giovanni con tono beffardo e mordente. E come se il vero Don Giovanni, l'uomo senza cuore, lo scellerato che tutto calpestava, l'eroe dello scetticismo cantato da Lord Byron, l'empio rapitore di Monaco, l'immolatore di vergini, avesse trasfuso tutta l'anima maledetta e dannata in colui che ne vestiva il costume, aggiunse: infatti, ci sono delle grandi imprese da compiere. E Satana, che sotto la forma di un diavolo zoppo svelava l'interno di Madrid al suo allievo, non ne saprebbe più di me a questo proposito. Vedete voi quell'immensa città? Ebbene, per chi ha tempo e denaro, là ci sono donne da sedurre, uomini da vendere e da comprare, mariuoli da addestrare, abbaini nei quali il lavoro si misura soldo a soldo, da convertire in salottini sontuosi con l'oro della pigrizia.
Ecco, in qual modo intendo la missione di cui parlate. Nei drammi di Parigi, altrimenti noti come l'eredità misteriosa, assistiamo alla vera e propria lotta tra due fratelli. L'uno, incarnazione del bene, votato alla virtù e alla purezza, l'altro invece, l'apoteosi del male, più viscerale, dell'approfittarsi dell'occasione senza nessuno scrupolo. Sulla Parigi di metà Ottocento si affrontano l'uno per difendere gli indifesi dalle mire del fratello cattivo, l'altro per riacciuffare un'eredità indebitamente sottrattagli a suo dire. Non dico altro per non spoilerare una trama sin troppo ricca di intrighi, ma è proprio in questo scenario che il giovanissimo Rocambole viene assoldato tra gli uomini del cattivissimo di turno. Da lui impara tutto, sino al punto in cui decide di mettersi in proprio, diciamo così. E poi ci sono 8 romanzi, quelli di cui vi parlavo, scritti proprio da Pierre-Alexis Ponson de Terrail, in cui si racconta la storia di malefatte e redenzione che portano lo stesso Rocambole a diventare un antesignano dei veri e propri eroi vecchio stampo, che con ogni mezzo cercano sempre di fare il bene. Non è chiaro quanto il pubblico e il suo autore amassero davvero la versione buona di Rocambole, quello che appunto diventa dal quinto romanzo in poi, ma sta di fatto che in molti lo amarono e ancora ci chiediamo, ma perché? Perché questo Rocambole rimase impresso per molti anni nei cuori dei suoi lettori? Prima di tutto perché Rocambole nasce nell'epoca in cui un altro autore, Jean Sue, stava spopolando con il suo principe Rodolphe nei misteri di Parigi. I lettori del popolo avevano bisogno di figure di riferimento in un'epoca fatta di guerre e di disfatte. Siamo durante l'epoca di Napoleone III, della sua disfatta, dei prussiani che invadono Parigi, insomma non è che se la passassero molto bene all'epoca. E l'idea di un uomo che agisse nel mistero perseguendo fini più o meno nobili ma in difesa dei poveri e degli indifesi, che si opponeva alle angherie del sistema precostituito e che soprattutto dichiarava la propria indipendenza, era un motivo davvero troppo affascinante per non innamorarsi di questi personaggi così beffardi, così sbeffeggiatori, così carichi di vita in un'epoca in cui insomma la vita
Era abbastanza difficile. E poi perché Rocambole è davvero un malvagio e non un ladro per necessità, che come ci insegnano le regole dettate da Osborne e ispirate proprio alla figura del ladro gentiluomo, la Robin Hood, ruba ai ricchi per dare ai poveri. La sua filosofia di vita, che ha imparato sin dalla nascita, è proprio quella criminale e come tale agisce anche prima di incontrare il misterioso cattivo, appunto Sir Williams, nell'eredità misteriosa. Sir Williams lo prende tra i suoi sgherri, da lui impara molto, raffina la propria tecnica criminale, se così vogliamo dire, ma da lui anche si allontana, così tanto da appunto diventare un'altra persona, da redimersi. Ma gli espedienti rocamboleschi rimangono, il suo piglio, la sua destrezza, il suo essere, il suo vivere ai limiti rimane, è una costante. Negli 8 romanzi della saga incompiuta, appunto lasciataci da Ponson du Terrail, assistiamo alla nascita, a questa nascita e proprio alla redenzione di un personaggio davvero interessante, non solo perché le sue avventure sono caratterizzate da un susseguirsi di eventi e di uscite quasi direi cinematografiche, ma anche perché mette a nudo quella particolare attrazione che tutti noi proviamo nei confronti del male, quasi tutti quanti, prima o poi, sono passati dal giallo, dal poliziesco e perché no dal noir. Quasi tutti noi, prima o poi, ci siamo domandati perché le storie di banditi, di ladri e di crimini efferati ci appassionino e ci incatenino alle pagine dei libri che le raccontano. E qui è il nodo, il fulcro, e qui è la nostra risposta. Questo accade perché solo parlando del crimine possiamo acquistare fiducia nella giustizia e nell'idea di un possibile trionfo del bene, anche da parte, e questa è la cosa più importante, di personaggi comuni, di personaggi come noi e soprattutto di personaggi la cui anima non è sempre stata linda e profumata come il bucato steso al sole. In poche parole, Ponson du Terrail con il suo Rocambole ci mette di fronte alle due facce di cui si compone l'anima di tutti noi, quella pulita e perfetta, immacolata e carica di buoni sentimenti, e quella nera, oscura, abitate dalle ombre dell'interesse personale, dell'egoismo e della violenza. Sta solo a noi decidere cosa e chi far vincere. Thank you.